Grazie al professor Umberto Mariani, benvenuto a questo programma Italian American Writers. Siamo lieti, io e Vito De Simone, il direttore di questo programma, di averla qui con noi. Oggi parleremo soprattutto delle opere di Luigi Pirandello e del tuo interesse per questo importante scrittore. Benché sono sicuro che molti nostri telespettatori già sanno chi è Pirandello, forse sarebbe utile dire qualcosa sulla sua vita e sulle sue opere, tanto per essere sicuri. Possiamo iniziare un po' da lì? Beh, certo, Pirandello è senz'altro il più grande scrittore italiano del XX secolo ed è stato, diciamo, soprattutto per il teatro, anche se lui è diventato ben noto all'inizio per la sua narrativa, prima ancora che per il teatro, ma soprattutto per il teatro è stato molto rivoluzionario, perché ha influenzato poi praticamente non soltanto tutto il teatro europeo, ma tutto il teatro mondiale, incluso quello americano. Io pensavo più su alcuni dati biografici e una lista di alcune sue opere. Come si vede appunto dall'ultimo capitolo dei miei libri su Pirandello, dove appunto l'ultimo capitolo è dedicato esclusivamente all'influsso che Pirandello ha avuto sul teatro europeo. Prima di parlare un po' in modo più particolare sulle opere di Pirandello, sarebbe forse utile per i nostri telespettatori sapere qualche idea più precisa dell'uomo Pirandello. Beh, fra l'altro l'uomo Pirandello non è stato uno sconosciuto qui in America, perché è venuto anche in America e i suoi drammi sono stati rappresentati qui in America all'inizio del secolo. E quindi è stato piuttosto conosciuto. La sua vita si è svolta a cavallo del secolo, nel senso che ormai aveva più di una trentina d'anni quando è iniziato il nuovo secolo ed è vissuto poi fino all'anno del suo Nobel Prize, che ha preso appunto nel 36-37. Quindi non soltanto era noto qui in America a quel tempo, ma già gli scrittori americani, i critici americani, eccetera, ne avevano scritto. Pirandello è, come ho detto, è a cavallo dei due secoli e viene come scrittore matura più o meno quando in Europa si è stabilito, è diventato, diciamo, dominante in tutta l'Europa, Francia, Danimarca, Germania, Italia, paesi scandinavi, il cosiddetto teatro borghese. E Pirandello si ribella a questo teatro, che era di carattere molto naturalistico, si ribella a questo teatro con un teatro tutto suo, e soprattutto la sua opera più rivoluzionaria, che fa furore, diciamo, a Parigi nel 23, è I sei personaggi in cerca d'autore. Sì, ne parleremo del teatro nel prossimo parte dell'intervista. Ok. Sì, sono curioso di sapere, spero anche i nostri telespettatori, a quando risale il tuo primo incontro con Pirandello? Il mio primo incontro con Pirandello? Sì, con l'opera di Pirandello. Ti ricordi? Yeah, mi ricordo. Ok. Quanti anni avevi? Ero già maturo. Sì? Dico, sentir parlare di Pirandello e dei titoli delle sue opere, certamente questo non si fa da ragazzi, non si sente e non si conosce in Italia già dalle scuole elementari, certo. Ma venire a conoscere le sue opere e vedere appunto
quanto sono rivoluzionarie, ci vuole un po' di tempo, bisogna arrivare all'università, perché anche al liceo in Italia le opere del XX secolo non si coprono, non si leggono, cioè si conoscono e si leggono i classici, eccetera, eccetera, ma nessuno si aspetta, per esempio, che all'esame di maturità ti venga chiesta una, ti venga fatta una domanda che ha a che fare con il XX secolo, quindi con Pirandello. Al massimo può darsi che ti dicono, ti chiedono qualcosa sul futurismo, forse. Ma Pirandello naturalmente ha quasi niente a che fare col futurismo, sì, come beh, non vuole avere niente a che fare col teatro borghese. Ne parleremo di nuovo di questo qua. Sono curioso di sapere un'altra cosa, se non vi dispiace. Sappiamo, conoscendoti da un bel po' di anni, no? Che il tour adesso per Pirandello non è mai scemato da quanto l'hai conosciuto la prima volta. Quindi per me, per noi, sarebbe interessante sapere che cos'è che trovi in Pirandello che continua a stimolare il tuo interesse ancora oggi. Beh, come ho detto all'inizio, Pirandello è il più grande scrittore del XX secolo nella letteratura italiana. Che ne dicano i critici o che so io, ma i critici seri lo devono ammettere e lo ammettono appunto che è lo scrittore più importante, più rivoluzionario, lo scrittore italiano che ha influenzato, diciamo, la letteratura europea e mondiale più di tutti. Sarebbe bello parlare un po' di più anche su questo aspetto qua, continuo più avanti. Un'altra domanda che ho io per te però è questa qui. Ognuno, per un motivo o un altro, no? Un modo, oggi, domani, quest'anno, quell'altro anno, decide di scrivere questo saggio o questa collezione di saggi o questo libro. Quali sono le ragioni per la scelta di questo argomento oggi e quest'altro argomento domani? È qualcosa di personale, qualcosa di culturale, di critico, a che fare col discorso culturale in generale? Sono curioso di sapere questo qua. Quasi sempre i miei interessi letterari sono stati stimolati, causati, eccetera, dalla lettura di critica che non fa senso, che non ha senso. Okay. Che non ha senso vis-à-vis le opere di cui questi critici parlano. Sì. Quindi scopri molto spesso, soprattutto nel caso di Pirandello, puoi parlare anche ad altri specialisti su Pirandello e ti diranno la stessa cosa, che soprattutto nei riguardi di Pirandello c'è un mucchio di gente che scrive su Pirandello e non ha letto tutto Pirandello. Bene. Cioè c'è gente che scrive su Pirandello che ha letto 3 drammi, 4 drammi, 5 drammi al massimo, e però scrive su Pirandello come se lo conoscesse dentro e fuori. Sì, sì, sì. E quindi la lettura di questi libri ti stimola, ti fa arrabbiare, e allora è quando appunto decidi che bisogna scrivere il libro. Quindi essenzialmente ha a che fare con un discorso critico. Ha ancora a che fare con i tuoi libri, specialmente con alcuni di questi qua, no? Ho notato per esempio che alcuni tuoi saggi o collezioni di saggi sono stati pubblicati sia in italiano, poi tradotti da te e tua moglie in inglese e poi pubblicati anche in inglese. Yes. Allora uno mi domanda per esempio a che è dovuto questo desiderio di pubblicare anche in lingua inglese, è dovuto al fatto, per esempio, pensi forse che la critica anglosassone non ha dato abbastanza attenzione al discorso, all'opera di Pirandello, o forse perché non lo hanno capito? O un po' di tutte e due le cose? Un po' di tutte e due le cose, sì, evidentemente, ma in generale, diciamo, è il fatto che se hai sudato, diciamo, a mettere insieme tutto un libro su Pirandello o su un argomento, diciamo, pirandelliano, sì,
ti preme che anche un pubblico di lingua inglese lo legga, soprattutto perché si tratta appunto di Pirandello e non di uno scrittore italiano che non ha avuto, diciamo, esposizione alla critica o allo studio, diciamo, degli studiosi americani. Sì. Quasi sempre, quando si tratta di Pirandello, vuoi che anche gli studiosi di lingua inglese, anglo-americani, cioè ti leggano, sì, vedano appunto, per esempio, questo libro appunto sulle donne in Pirandello, si chiama L'estrema vittima. Secondo me è stato molto più stimolato dalla critica anglo-americana che non dalla critica italiana. Interessante questo. Sono state soprattutto le donne critiche di Pirandello degli ultimi 15 anni, sia qui in America Daniela Bini, come in Inghilterra la Ginsburg. La Ginsburg ha scritto un volume grosso così, accusando Pirandello di essere un misogino, cercando di scusarlo perché poveretto, nato maturato attorno agli anni 60 dell'Ottocento e dedicatosi poi al teatro, che è un ramo, diciamo, letterario che allora soprattutto veniva frequentato soprattutto dagli uomini, eccetera. Quindi tutti questi argomenti fasulli per accusare, per far vedere come e perché, scusarlo, perché Pirandello è un misogino. Ora, quella è la cosa forse che mi fa arrabbiare di più. E questo libro, infatti, è un libro non soltanto polemico, ma proprio polemico al punto che ogni pagina, ogni periodo, eccetera, è parte di quella polemica. Sì. Infatti è un libro che, secondo me, per capirlo bene e gustarlo, si dovrebbe leggere in una seduta di 3 o 4 ore, cominciare dalla prima pagina e arrivare all'ultima senza alzarsi dalla sedia, appunto perché è tutto polemico in questo modo. Ma è un libro appunto che riflette una conoscenza di tutta l'opera di Pirandello, narrativa, drammatica, eccetera. Forse l'unica produzione pirandelliana che non è stata trattata qui è la poesia, ma tutte le novelle di Pirandello sono menzionate, sì, sì. Tutti i libri, i romanzi di Pirandello sono menzionati, tutti i drammi di Pirandello sono tirati in ballo, perché naturalmente in ciascuno di queste opere c'è sempre una figura femminile e quindi... Quindi suggerisco sicuramente a tutti di poter leggere al più presto questo libro, specialmente se leggono e studiano Pirandello. No? È possibile parlare di uno sviluppo quasi cronologico, anche logico, nella tematica di Pirandello? Senz'altro. Cioè, in altre parole, sono concatenati tra di loro? Senz'altro, sono concatenati. Sì, eh? Basta leggere, diciamo... Ti dispiace di dire quali pensi che siano questi temi e come sono collegati tra di loro? Beh, sono appunto i temi della vittimazione della figura femminile in questa società che lui ritrae. A parte le donne, in generale, tutta la tematica di Pirandello. Ma questa è una tematica molto importante, certo. Perché la figura femminile è presente in praticamente tutte le opere. Certo. Ma c'è anche, diciamo, la critica, diciamo, della società borghese come appunto una società opprimente della libertà dell'individuo, uomo o donna,
ma peggio, hanno la peggio le donne naturalmente, ma tutti, anche è l'individuo, diciamo, l'individuo contro la società. Questo è il tema fondamentale di tutta l'opera di Pirandello. Il rapporto tra individuo e società. Tra l'individuo e la società. La società che vuole che l'individuo appunto si adegui, si conformi agli istituti e alle opinioni eccetera di tutta la società, e l'individuo appunto che recalcitra davanti l'individuo pirandelliano, che recalcitra appunto a questa costrizione. Cosa c'è? E l'individuo che recalcitra è quasi sempre, e se recalcitra con un certo successo, è quasi sempre un uomo, perché le donne non hanno questa possibilità. Sì. Ma l'uomo appunto che cerca di combattere appunto questa cappa che la società gli vuole imporre, è appunto un uomo molto strano a volte. C'è un rapporto stretto tra la tematica pirandelliana e le condizioni storiche, sociali e politiche del suo tempo? Cioè... Poi ci sono soprattutto per le condizioni culturali del suo tempo, nel senso appunto che verso la fine dell'Ottocento, al tempo appunto del trionfo di questa letteratura borghese e naturalista eccetera eccetera, da un punto di vista però del pensiero filosofico esiste praticamente la fine, diciamo, di quell'ottimismo della cultura occidentale sulla conoscibilità del reale, della verità eccetera. Quindi entra, diciamo, in gioco tutto un relativismo gnoseologico per cui nulla ormai può essere affermato in maniera oggettiva. Quindi c'è la perdita, per così dire, di tutte le certezze che nell'Ottocento erano trionfate così chiaramente in tutto il campo dello scibile, a cominciare dall'inizio del secolo, da Hegel e Kant, eccetera, eccetera, fino alla fine del secolo. E Pirandello, in un certo senso, vede l'umanità del suo tempo, cioè sua contemporanea, come vittima di questa enorme privazione, privazione cioè della possibilità di conoscere la realtà in modo obiettivo. Sì. E quindi è appunto quel relativismo che lui comincia appunto a drammatizzare, specialmente a cominciare da Così a se ripare, dove appunto nessuno sa più che come siano le cose, sia i conoscenti, i parenti, i coinquilini, eccetera, sia entro la famiglia stessa dei protagonisti. Sì, è molto interessante questo qua. Io pensavo anche, per esempio, al fatto che all'inizio del secolo c'erano tante innovazioni a livello europeo, filosofiche, scientifiche, biologiche, psicologiche, e quindi sembra che ci sia un modo diverso, non so quanto fossero collegati, si conoscessero la vicenda, ma ci sono tutte queste nuove innovazioni che sembrano riportate a questo modo di vedere la realtà, diversamente da come lo vedete prima. Cioè si passa dall'ottimismo della possibilità di una conoscenza oggettiva a una cultura, diciamo, di dubbio su qualsiasi possibilità di conoscenza obiettiva. È sentita come una perdita. Oh, yeah. da Pirandello viene sentita come una perdita di umanità, proprio di una dimensione umana importante, perché quella conoscenza obiettiva era una conoscenza su cui si era basata la filosofia e la scienza da Aristotele in poi. Sì, sì.
C'è un'altra cosa che ha lasciato un impatto su di me, un'impressione. Quando sì, è vero, come Vito diceva tempo fa, parlandone, diceva, oh, ma Shakespeare già l'aveva adattato. Mi riferisco all'aspetto metaletterario, all'aspetto metafiction, al metateatro, per esempio, no? Teatro che parla di se stesso via di seguito. Quando inizia veramente ad interessarsi per andare di questo aspetto così innovativo? Molto, molto presto, molto presto, perché appunto a Pirandello si trova davanti a un corpo, diciamo, drammatico di tutto un secolo, e non soltanto italiano, francese, scandinavo, eccetera. Cioè si passa da Ibsen a tutto di carattere obiettivo, tutto di ritratto della società contemporanea, come se la società contemporanea fosse appunto la depositaria di ogni cognizione, di ogni sapere, di ogni, capito? Avesse appunto questa capacità di scandagliare e di conoscere la verità obiettiva. Quindi, trovandosi davanti a questo mezzo secolo, diciamo, di scrittura scientifico-naturalistica, Pirandello invece, che è, diciamo, già tarlato da questa filosofia del relativismo, della soggettività della conoscenza, eccetera, comincia anche nella sua opera, quindi nel suo teatro, ma anche nel Fumetto Pascal già. Abbiamo già questa perdita, diciamo, di conoscenza oggettiva che in un certo senso riesce a scardinare tutto il senso di solida sicurezza e di solidità di tutta l'umanità contemporanea. E quindi si entra in un secolo e in una prospettiva tutto l'opposto. Sì, pensavo per esempio al suo rapporto con il rapporto amichevole e non, sia con Gentile che con Croce, per esempio la filosofia di Bergson. Sappiamo qualcosa su Pirandello e sulla conoscenza degli scritti filosofici di Einstein, o no? Beh, sappiamo qualcosa di questo? Di Einstein non so, ma senz'altro conosceva molto bene il tedesco, e quindi era stato a Bonn, aveva scritto la sua tesi di laurea, certo, in Germania, quindi non so se esattamente l'opera di Einstein gli fosse familiare. Non ci sono documenti che possano dirci appunto ecco qui, ma l'idea, diciamo, la base filosofica di tutto questo relativismo che diventa parte, diventa in un certo senso il background tematico e filosofico dell'opera di Pirandello, senz'altro ha a che fare con, diciamo, le filosofie proprie di questo momento, diciamo di questi primi 20 anni del XX secolo, in cui lui sta studiando, ed è infatti secondo me un po' sorprendente che queste idee già si siano svolte in modo da suggerire addirittura una drammaturgia basata su quelle idee e su quella filosofia. Sì, guardo, molto interessante questo qua. Spesso si legge, da un saggio, da un libro, no? Si dice, oh, Pirandello così, grande autore, famoso, ma non lo capisco, è troppo difficile, è troppo filosofico, è troppo cerebrale, è troppo difficile da capire. Che cosa diceste a qualcuno che dice questo? E gli dico, leggi i miei libri. No, ma anche che non sono scritti da un filosofo, ma
sono tutte basate sui testi pirandelliani. Sì, lo so che tu non pensi questo, e quindi, qua. E quindi si vede, diciamo, come sensato è questo Pirandello e non filosoficamente così difficile. Ok. Certo, ci sono dei concetti come quello, per esempio, della forma e della realtà che ci vuole un po' di pensamento per capire cosa lui volesse intendere con la forma, come opposta alla realtà. Ma non è che siano idee così astruse da non poterle capire. Sì, sono d'accordo con questo qua. Ci vuole un po' di tempo, un po' di riflessione. C'è un altro aspetto di Pirandello che credo forse si potrebbe lavorare di più. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi tu. Credi che la critica abbia dato abbastanza attenzione alla dimensione etica del lavoro di Pirandello? Assolutamente no. Assolutamente no. L'umorismo pirandelliano, io ho scritto dei saggi su questo argomento, l'umorismo pirandelliano è tutto di radice etica. Tutto. Non è affatto cervellotico. È contemplazione, sì, da parte del nostro autore, questa contemplazione della lotta che avviene praticamente in ogni persona seria, diciamo, tra le esigenze della vita e le esigenze invece sociali.